Guarda la telecamera in modo perentorio. Itamar Ben-Gvir si rivolge ad Hamas e alle organizzazioni terroristiche dicendo che il Monte del Tempio, il nome con cui gli ebrei chiamano la spianata delle moschee di Gerusalemme, è il posto più importante per il popolo di Israele. E aggiunge che pur mantenendo la libertà di movimento per musulmani e cristiani, vi saliranno anche gli ebrei. La passeggiata di 13 minuti fatta nel luogo sacro dal ministro della sicurezza nazionale del nuovo governo Netanyahu, nonché leader dell'estrema destra, fa esplodere le polemiche e ricorda la visita ritenuta provocatoria di Sharon nel settembre 2000 e considerata la scintilla della seconda intifada. Siamo rimasti sorpresi durante le preghiere dell'alba quando la sicurezza israeliana ha impedito ad alcune persone di entrare nella moschea di Al-Aqsa. È una sfida ai musulmani e a tutta la comunità internazionale, racconta questo residente di Gerusalemme, Mohammad Abu Elmos. Per i palestinesi l'arrivo di Ben-Gvir oggi è una provocazione arrogante da parte di fascisti che stanno progettando un cambiamento nello status del sito sacro e che mirano a trasformare la moschea in un tempio ebraico. Dal canto suo il premier Netanyahu ha fatto sapere che il governo vuole mantenere lo status quo, parole che cercano di stemperare il clima in vista del viaggio previsto la prossima settimana negli Emirati Arabi Uniti. Nonostante le rassicurazioni, ora però si teme una reazione di Hamas al blitz di Gvir, come lanci di missili contro le città israeliane.